voi, figli, e più di voi coloro che sono nati nel segno della religione cristiana, celebrate qualcosa che ha un profondo significato, un episodio della vita del Cristo reale ed avente un simbolismo reale perché, come voi sapete, Cristo risorse, anche se in modo diverso da come fino ad oggi si è creduto e qualcuno tutt'oggi crede ancora. Simbolico perché tutta la vita del Cristo ha un profondo simbolismo, è una allegoria della vita dell'individuo. Questa particolare resurrezione di Cristo è da noi presa questa sera per parlarvi della resurrezione dell'uomo, per dirvi che la verità della resurrezione è una verità che permea tutto il cosmo. Il cosmo si fonda sulla morte e sulla resurrezione, sulla trasformazione, sulla metamorfosi. E nella vita dell'individuo, nella sua teoria della evoluzione, è un susseguirsi di resurrezioni, in quanto ogni qualvolta l'individuo raggiunge una meta di questa sua evoluzione, e si può dire che la teoria dell'evoluzione è fatta di innumerevoli mete, così come una linea è fatta di innumerevoli punti, ogni qualvolta l'uomo raggiunge una di queste mete è una morte e una resurrezione, è una trasformazione. Noi molte volte vi abbiamo detto che lo scoglio che fu di salvezza ieri diventa o può diventare un ostacolo. Ed ecco la morte, ecco il gradino che ha portato l'individuo fino a quel punto e che da quel punto serve di base per il nuovo cammino che l'attende. Morte e resurrezione è dunque una verità cosmica, una verità valida per tutti gli individui, una verità valida per tutte le materie. È una verità che è un pilastro di questo cosmo. Voi figli quindi dovete morire e risorgere e nascere ogni giorno. Dovete abbandonare tutto quanto può nell'intimo vostro essere di impiglio. Tutto quanto può come una cappa di piombo soffocare la verità di voi stessi e risorgere da questo cadavere. Come voi sapete, vi è un arcano maggiore del libro di Tot che rappresenta perfettamente questa verità. Ed è una verità oltre che bella, poetica, oltre che convincente, perché basta guardarsi attorno per ritrovarla, confortante. Niente muore, ma tutto si trasforma, e le forme che vengono abbandonate imputridiscono. Ma per quanto questo aspetto possa essere poco confortevole, vi è oltre questo qualcosa che invece ci allevia. Dal fango, da questo disgregarsi, ciò che è più importante e più vero dell'uomo è uscito. Ed è uscito in una nuova veste, in un nuovo essere, rinato, rinnovato, pronto a camminare, nuovamente a morire per nuovamente risorgere. E ho detto che questa verità della morte e della resurrezione è una verità cosmica, verità per l'individuo, verità per l'uomo, per i popoli, per le umanità, per le razze. Ed è una verità che possiamo vedere anche in questo momento particolare della evoluzione della razza alla quale appartenete. Parliamo della morte dell'esteriore, della morte di tutto quanto fino ad oggi è stato di prima importanza e della nascita dell'interiore. È una verità questa della fase evolutiva di questa razza che appare ora, ma è una verità che c'è, e tant'è vero che basta guardarsi attorno per vederne i segni. Voi osservate quanto gli ideali, le buone maniere, i pregiudizi stiano vacillando,
E forse i ben pensanti da questi fatti sono portati a credere che gli uomini siano peggiorati. Ma non è così, figli. Noi vi diciamo sempre: dovete perseguire l'ideale più alto che la vostra coscienza può suggerirvi. Ed anche noi vi parliamo di ideali. Ed allora? Anche noi, figli, forse cerchiamo di crearvi dei pregiudizi, di spingervi ad avere una vita di atteggiamenti e non di realtà intime? No, perché seguire e perseguire l'ideale morale più alto che la vostra coscienza suggerisce non significa essere dei falsi moralisti, non significa essere dei farisei. Significa veramente tendere e protendere a questo alto ideale, il più alto che si possa concepire. Dunque, fra un moralista e voi esiste una sostanziale differenza. Gli ideali morali, o gli ideali semplicemente della società che stanno traballando, sono cosa tutt'affatto diversa dagli ideali che voi dovete perseguire, anche se possono essere gli stessi. L'ideale dell'onestà, della rettitudine, è unico. Quando si dice onestà e rettitudine, si intende onestà e rettitudine. Eppure, fra due creature che dicono di perseguire questi ideali, può esistere una differenza tale da non ammettere alcun punto di contatto. L'uno può essere un moralista, l'altra una creatura intimamente convinta. Nel moralista l'ideale è preso come un pretesto, una scusa per apparire più bello, più bravo, più buono di quanto in realtà sia. In voi non deve essere così. Voi dovete perseguire la rettitudine e l'onestà per amore alla rettitudine e all'onestà, perché convinti che una società non può essere ordinata, non può fondarsi sulla giustizia, sulla reciproca libertà, se i suoi componenti, gli individui che ne fanno parte, non sono delle creature rette ed oneste. Dunque, ancora una volta torniamo all'intimo dell'uomo, ed ancora una volta voi potete vedere quanto importante sia l'intimo sentire, la vita interiore dell'individuo. Ma dicevo prima che l'umanità sta abbandonando questi ideali, forse più esatto è dire che sta abbandonando i falsi atteggiamenti, che non crede più a coloro i quali si dicono creature integre, si professano in un modo ed agiscono in modo diverso. Dunque anche l'umanità, pur senza rendersene conto, sta dando valore alla vita interiore dell'individuo, alla